Il tasso di occupazione dei posti letto in Calabria è all'11%, intanto diversi focolai nella nostra regione monitorati dai sanitari delle ASP. Sul fronte vaccini si accelera, somministrazioni anche il 14 e il 15 agosto. Non si fermano gli incendi che da giorni interessano l'area dell'Aspromonte, la denuncia del presidente Autolitano, i nostri appelli caduti nel vuoto, a rischio le faggete e patrimonio dell'UNESCO. Gravi danni alle colture causate dalle alte temperature, l'allarme di Coldiretti che dice perso un anno di lavoro e chiede lo stato di calamità. Sequestrata nel Vibonese un'area di 200 metri quadrati adibita abusivamente a discarica, denunciati i titolari di un'officina specializzata nella lavorazione del ferro. I finanzieri di Montegiordano hanno sequestrato 800 kg di hashish ad un corriere della droga proveniente dalla Puglia. La sostanza stupefacente immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG che apriamo parlando dell'emergenza coronavirus, perché nelle regioni del sud che si vede il maggior peso del Covid in area medica, il tasso di occupazione dei posti letto in Calabria all'11%, diversi i focolai nella nostra regione monitorati dai sanitari delle ASP. Sul fronte vaccini si accelera, somministrazione anche il 14 e il 15 agosto. La variante Delta corre la Calabria, secondo gli ultimi dati Agenas, è tra le regioni dove si registra una crescita di ricoveri in area medica. La Calabria arriva così all'11% e focolai si registrano in diversi centri della regione. Ma qual è la situazione nel Cosentino? Non vi sono focolai che destano particolare preoccupazione. Ci sono dei focolai che stanno trattando, siano direttamente, infatti oggi con il dottor Milito andremo sull'Alto Tirreno per la presenza di due focolai, sia indirettamente attraverso tutta la rete di dirigenti medici, di medici USC, infermieri USC che stanno sul territorio e che quindi vanno a interessarsi dei problemi specifici di quell'ambito. Se noi consideriamo il numero di tamponi che sta aumentando, perché vogliamo fare uno screening più allargato, troveremo qualche positivo in più, però non ci dobbiamo preoccupare, in quanto eventualmente sono pochi sintomatici, sono, la maggior parte sono giovani, abbiamo anche la possibilità di avere eventualmente a disposizione la rete dei pneumologi territoriali degli ospedalieri, casomai ci sono situazioni più preoccupanti. Non vi sono stati fino adesso, ringrazio di Dio, dei casi importanti tali da richiedere il ricovero ospedaliero. Intanto, nonostante il caldo rovente e il periodo di vacanze, nei centri vaccinali si continua a somministrare le dosi di vaccino, l'unica arma, sottolineano gli esperti, per frenare l'avanzata del Covid. La Calabria nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate al 91,4%, mentre la media nazionale è del 96,8%. Qui siamo a Cosenza, in via degli Stati, nel centro vaccinale dell'USCA, operano anche i medici vaccinatori dell'esercito. Con l'esercito militare, con i medici dell'esercito militare noi abbiamo in corso un'iniziativa importante di collaborazione che è partita con il discorso di Pagliolise e continuata con le vaccinazioni domiciliari per tutta la provincia di Cosenza, cioè da Longobucco fino a Penetieri. Sta ancora di più implementandosi attraverso l'attività vaccinale e noi dedichiamo cosiddetti Vax Day in determinati ambiti territoriali, in determinati comuni, dopo aver preso chiaramente un accordo con i sindaci. E le dico per esempio che a Terranova Siberi, dopo che è finita la zona rossa, siamo intervenuti, abbiamo fatto qualcosa come 750 vaccinazioni. Quindi noi ci stiamo dedicando a tempo pieno su questo importante fronte anti-Covid che è la vaccinazione. Sulla questione screening attraverso i tamponi ci sono al solito il sacrificio dei medici USC e dei infermieri USC che sono presenti su tutto il territorio, guidati dal dottor Emilino e dai referenti territoriali che stanno proseguendo la lavorazione malgrado il mese di agosto, malgrado
il mese di vacanza, che per loro non esiste meno per noi. Siamo in una fase importante della curva epidemiologica, non tanto ascendente, però preoccupante, ma noi siamo assolutamente ben attenti sul pezzo, quindi proseguiamo la nostra opera di controllo del territorio. E poi ci sono i dati del bollettino, oggi si registrano 212 nuovi contagi, ma sono stati fatti più tamponi, ossia 4.449, e oggi c'è una nuova vittima del Covid in Calabria. E poi c'è l'emergenza incendi, tra le aree maggiormente colpite dalle fiamme l'Aspromonte, la denuncia del presidente Autelitano che dice i nostri appelli sono caduti nel vuoto. Sentiamo. Fiamme alte continuano ad alimentare l'inferno di fuoco in Calabria. L'anticiclone Lucifero oggi rende irrespirabile l'aria e ancora più complicate le operazioni di soccorso. Da giorni ettari ed ettari di vegetazione distrutte dai roghi. Nelle ultime ore i vigili del fuoco impegnati in provincia di Cosenza a fronteggiare diversi incendi da Diamante a Longobucco, dunque sia sul litorale che nelle zone montane. Da ieri sono arrivati rinforzi dalle regioni del nord per supportare i vigili del fuoco, protezione civile e Calabria Verde. Inoltre, per come è disposto dai vertici di Calabria Verde per combattere l'emergenza, al lavoro anche gli operai forestali, circa 2.000 nella nostra regione. Nonostante lo sforzo, la Calabria continua a bruciare, gravissima la situazione sull'Aspromonte. L'appello del presidente del parco Leo Autelitano che denuncia sono ripartite le fiamme nel territorio della Valle Infernale di San Luca, boschi dove si trovano le faggete patrimonio UNESCO, già interessato dai roghi nei giorni scorsi. Non si conosce ancora, ha detto Autelitano, l'entità dei danni provocati dal rogo che ha ripreso vigore. Siamo qua, ma non c'è possibile sapere di più. Nonostante gli appelli e gli allarmi che abbiamo rivolto in questi giorni, ieri un solo Canadair ha operato e oggi al momento non c'è nemmeno quello. Si continua a lavorare con uomini e mezzi, ha aggiunto Autelitano, ma non si riesce a domare le fiamme. Nei comuni interessati, conclude, non sono stati nemmeno insediati i centri operativi comunali. Autelitano ha scritto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Prefetto di Reggio Calabria, al Ministro della Transizione Ecologica e al Presidente della Regione per chiedere aiuto. E situazione davvero molto difficile anche a Rogudi, ma sono molti i paesi dell'area grecanica dell'Aspromonte percorsi dal fuoco. Sentiamo. Diversi roghi che da giorni interessano i comuni dell'Aspromonte, tra i centri interessati dalle fiamme anche Rogudi. Qui la situazione è davvero molto difficile. E noi riteniamo di essere in uno stato di abbandono anche per quanto riguarda le forze che stanno lavorando, che quelle che ci sono sono molto impegnate, e gli operai di Calabria Verde, così tanto bistrattati e criticati, qualche critica in passato l'ho mossa anch'io, devo dire la verità, questa volta sono stati più che indispensabili, diciamo necessari per salvaguardare vite umane, soprattutto nella comunità di Roccaforte, che Roccaforte del Greco, che è il comune adiacente al mio, a Rogudi, che è stato il più colpito fino a questo momento. Purtroppo adesso Roccaforte è totalmente bruciata, ma i comuni a seguire non lo sono e lo potranno essere se non si fermeranno le fiamme. È indispensabile a questo punto che aumentino le forze. Nei giorni scorsi abbiamo perso due vite umane del comune di Bagalati, da dove è partito l'incendio, più o meno da dove è partito l'incendio, perché è ancora da definire bene. Era morto 15 giorni prima un altro signore a Montebello Ionico, quindi tre vite in 15 giorni bruciate, date alle fiamme, una cosa terribile. E in questo senso, dopo le due morti di Bagalati, San Lorenzo, perché sono morte al comune di San Lorenzo, altro comune interessato dalle fiamme insieme a Condofuri, sono arrivati 5 Canadair in più a supporto. Questo non può andare bene, non possiamo attendere che prima
ci siano, come dire, in qualche modo le cose più gravi per poi intervenire. Non è il momento di parlare di programmazione e di prevenzione a lunga scadenza, oggi è il momento dell'emergenza. Un'emergenza che continua con incendi spesso appiccati dall'uomo. 170 eventi in 3-4 giorni, di cui 50 in un'ora e mezza, concentrati alle 9 di mattina. Pesante il primo bilancio dei danni. Roccaforte è un comune quasi raso al suolo, San Lorenzo al 50% abbondante, Condofuri al 30-40%, Rogudi sta per essere adesso diciamo aggredito dalle fiamme, quindi Bagalati cancellato al 50-60%, Cardeto interessato, quindi ci sono una serie di comuni, questo solo nell'area grecanica. Gravi danni anche alle colture causate dalle alte temperature di questi giorni. L'allarme di Coldiretti che dice è stato perso un anno di lavoro. Frutta e verdura ustionati dai raggi del sole nei campi, le alte temperature stanno mettendo a dura prova le aziende agricole, danni incalcolabili, la perdita di un anno di lavoro secondo Coldiretti, che chiede alla regione di verificare se ricorrono le condizioni per la dichiarazione dello stato di calamità. È sicuramente una situazione a cui dobbiamo ormai fare i conti anche nel futuro, perché mentre sino a qualche anno fa si pensava che fossero delle situazioni climatiche occasionali, così invece non si sta dimostrando, cioè purtroppo gli effetti dei cambiamenti climatici, oltre a portare quelle problematiche durante il periodo invernale, con le bombe d'acqua, eccetera, sta portando un innalzamento delle temperature anche nel periodo estivo. E ritengo che in una regione come la Calabria, dove abbiamo delle risorse idriche molto cospicue e sufficienti per soddisfare le esigenze di quasi tutto il territorio calabrese, almeno quello che dal punto di vista morfologico consente l'irrigazione. L'unica cosa è che dobbiamo cercare di fare una programmazione di investimenti per trattenere queste risorse idriche. Noi purtroppo riusciamo, con le infrastrutture di cui abbiamo disponibilità, a trattenere sì e no intorno al 10-11% di quelle che sono le risorse idriche di cui dispone soprattutto una regione come la Calabria. Che cosa si potrebbe fare? Noi proponiamo la realizzazione di una serie di mini invasi proprio per creare degli accumuli nel periodo invernale per poi poterli utilizzare nei periodi estivi quando le coltivazioni e le attività zootecniche hanno maggiore necessità di risorsa idrica. La situazione, denuncia il presidente Aceto, è drammatica. Le coltivazioni sono rimaste pressoché senza crescimento. Le produzioni zootecniche, ad esempio nel settore della produzione del latte, registriamo perdite di oltre il 30% della produzione. E per quanto riguarda il settore frutticolo, non c'è accrescimento del frutto e questo poi avrà, diciamo, la massima conseguenza nel periodo della raccolta, dove poi si andrà a verificare una raccolta pressoché zero. Per cui oggi c'è solo la contezza di una situazione drammatica. I conteggi economici delle perdite vere e proprie poi si faranno a fine periodo di coltivazione. La cronaca adesso è i finanzieri di Montegiordano hanno sequestrato 800 kg di hashish ad un corriere della droga proveniente dalla Puglia. La sostanza stupefacente immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro. Droga dalla Puglia alla Calabria. I finanzieri di Montegiordano hanno arrestato un corriere della droga in transito sulla statale 106. Ad insospettire gli uomini delle Fiamme Gialle è stato il nervosismo mostrato dall'uomo, un quarantenne pugliese, quando hanno intimato l'alt. E così i finanzieri hanno perquisito l'auto, rinvenendo 19 grammi di hashish grazie al fiuto del cane antidroga Cinquanto. Ma non è tutto. Dopo aver accertato che il quarantenne era già gravato da numerosi specifici precedenti penali e di polizia, le Fiamme
gialle hanno deciso di proseguire gli accertamenti anche fuori regione, eseguendo una perquisizione presso un casolare di Bitonto in provincia di Bari nella disponibilità dell'uomo. È stata così individuata una serra con circa 100 piante di marijuana di altezza tra 1 e 3 metri, coltivate mediante un apposito impianto di irrigazione e fertilizzazione. In un capannone adiacente, oltre a tutto il materiale occorrente per l'essiccazione della sostanza stupefacente, quali lampade, grossi ventilatori, un pollinatore per estrarre la resina da utilizzare per la produzione della droga e una pressa per creare i panetti da smerciare, sono stati rinvenuti numerosi fusti di plastica contenenti complessivi 805 kg di marijuana già raccolta, essiccata e confezionata, con buste di cellofan pronte per la cessione. Sul mercato, la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro. Sequestrata nel Vibonese un'area di 200 metri quadrati adibita abusivamente a discarica, denunciati i titolari di un'officina specializzata nella lavorazione del ferro. Il nastro bianco e rosso per delimitare l'area, i carabinieri hanno sequestrato una vera e propria discarica abusiva a 200 metri quadri di terreno nel Vibonese, in cui erano stati accumulati rifiuti speciali di ogni tipo, barattoli di vernice, vecchie saldatrici, stampanti, frigoriferi, materiale ferroso, materiale elettrico, lubrificati e derivati dallo scarto di componenti meccaniche e altri materiali. Il terreno usato abusivamente da un'officina specializzata nella lavorazione del ferro. I titolari sono stati denunciati per inosservanza delle prescrizioni sullo smaltimento dei rifiuti speciali. I militari sono intervenuti, secondo quanto reso noto, anche a scopo preventivo, in quanto si tratta di una ditta di lavorazione del ferro che opera con attrezzi che raggiungono temperature elevate e l'eventuale propagazione di un incendio avrebbe innescato una bomba ecologica. Tutta l'area sarà sottoposta ad analisi da parte dei tecnici dell'ARPACAL, provvedimento mirato alla quantificazione e qualificazione dei rifiuti speciali. I sigilli posti oggi dai carabinieri al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Vibo Valentia. 30 anni fa l'omicidio del giudice Antonino Scopelliti era il 9 agosto del 1991. La figlia del giudice Rosanna Scopelliti, nel corso della commemorazione a Campo Calabro, ha detto: fiducia nella magistratura, ma una giustizia che arriva in ritardo è una giustizia negata. La speranza è che si possa ripartire da questo numero tondo, da questo trentennale, per poter mettere finalmente la parola fine sul delitto Scopelliti, per poter dare non solo alla famiglia, ma alla comunità intera, Regina e Campese, quella verità, quel senso che c'è stato dopo l'uccisione di Antonino Scopelliti. Noi ci continuiamo ad impegnare con la fondazione che presiedo per verità e giustizia, per i ragazzi, per i giovani, per far sì che le eccellenze del nostro territorio restino nel nostro territorio, comunque mettano a sistema, mettano a regime quelle che sono le loro competenze, per poter occupare quegli spazi di pulizia, quegli spazi lasciati liberi, grazie a Dio, dalle inchieste che ci sono state, per poter occupare il loro giusto spazio nella loro terra, perché solamente con la competenza, solamente col merito, solamente con dei ragazzi che scelgono di investire in questo territorio potrà rialzarsi, guardando alle sue eccellenze, guardando alle sue radici e guardando al suo futuro. È un anniversario importante non solo perché sono i 30 anni dalla scomparsa di Antonino Scopelliti, ma anche perché arriva in un momento di grande riflessione su quella che è la riforma della giustizia. E allora, dopo 30 anni, è il momento di collegarci anche a questo momento di riforma sul sistema giustizia in generale, per chiedere con ancora maggiore forza che si faccia piena luce su quello che è stato l'omicidio di Antonino Scopelliti, che si assicuri la verità, che si assicuri la giustizia, che si dia la serenità e la pace ai familiari, ma soprattutto che si metta la parola su una vicenda che ha ancora molti lati oscuri. Vi lascio adesso alla rubrica dedicata alla cultura e allo spettacolo a cura di Fabio Vincenzi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
Grazie alla relazione giornalistica per averci dato lo spazio che sta caratterizzando questa informazione d'agosto, perché è in coda al TGT10, che certamente è una delle trasmissioni più viste a livello regionale e non solo. Arriviamo con questa rubrica che si preoccupa di diffondere quello che è il pensiero, quello che è l'azione pensata relativa al pensiero sulla programmazione culturale in Calabria. Dopo aver parlato di diversi festival, di posti bellissimi nella Calabria, perché abbiamo anche tracciato quella che è una geografia della bellezza della nostra regione, oggi cambiamo un attimo atmosfera, perché si parla di manifestazioni culturali, si parla in questo caso di specie di musica, di concerti, ma si parla di un progetto legato a un cantautore, approvato e sostenuto anche dalla città metropolitana, ma fortemente sostenuto anche dai partner nazionali, chi si occupa della comunicazione di questo progetto neonato, che per l'appunto arriva da un lavoro di anni ovviamente, ma che sta prendendo piede con grande forza nelle gambe, non solo nelle gambe ma nel respiro, nella voce. Si chiama Barreca e oggi con noi ci sono Riccardo Anastasi, che è diciamo il produttore esecutivo del progetto nonché musicista e arrangiatore, e poi c'è il Barreca di turno, che è il cantante che certamente troverete o potrete andare a trovare in diverse location di questa nostra regione, ma di cui sentirete parlare anche per una tournée invernale, non solo in Calabria, ma in giro per l'Italia. Ben trovati. Buongiorno. Ciao, ciao. Ciao Fabio. Allora, partiamo prima da Riccardo, che così occupiamo la parte meno poetica. Progetto Barreca, Riccardo, da dove partiamo, dove siamo arrivati, chi si occupa di comunicare? Cosa sta succedendo? Il progetto Barreca parte da un'idea di musica d'autore, da un'idea di una voce importante come quella di Domenico, che speriamo il pubblico avrà modo di apprezzare, sulla quale abbiamo costruito con uno staff di compositori, me che arrangio, di musicisti di eccellenza, tutto un tessuto di storie, di musica, di racconti e soprattutto di sonorità che hanno vestito l'immagine di Barreca, e in questo momento ci stiamo impegnando a far sì che possiamo in pochissimo raggiungere il più grande numero di persone in Italia per parlare di quello che abbiamo realizzato in 2 anni intensi di lavoro, nei quali ci siamo avvalsi, come dicevo, della collaborazione di musicisti importanti, ma anche di tecnici, di fonici. I primi concerti, l'apertura, l'opening act con la Pesce di Martino all'Unical e ieri l'apertura del Festival Fatti di Musica, eventi importanti che proseguiranno con Gente Naspromonte, un altro festival importante calabrese curato da Giocchino Criaco, Anime Nere per intenderci, e in un'altra cornice spettacolare. Quindi abbiamo scelto pochi eventi ma significativi per dare un'impronta iniziale a questo progetto, che speriamo adesso si diffonda, come dicevi tu, in tutta Italia. C'è una grande comunicazione nazionale che si occupa del progetto Barreca, ma a questo punto voglio parlare con te, Domenico. Yes. Raccontarsi è doloroso, ma è anche un condividere la tua passione per la musica, ma è anche la tua necessità di incontrare la gente, di incontrarla non soltanto dal tuo punto di vista, perché è l'arte dell'incontro certamente è una delle cose che ti appassiona di più. Come ho sempre raccontato questi mesi, questo album, ma in generale la musica, è una sorta di psicoterapia, è l'unica cosa che mi permette proprio di sentirmi proprio in connessione piena con il mio di mondo, col mio caos interiore. E tra l'altro, anche parlavi prima, raccontarsi e raccontare anche queste fragilità, le fragilità che comunque prima erano dei punti deboli che mi facevano piombare nell'apatia, nel fallimento dietro, proprio collezionato nella mia bacheca personale, ma adesso raccontarmi attraverso la musica, attraverso le canzoni, ha fatto sì che questi punti deboli siano diventati veramente queste fragilità siano diventati veramente dei punti di forza, li fronteggio e le racconto. E poi c'è questa situazione, l'incontro, la condivisione che ha scaturito in me una nuova forma nell'approccio alla vita, quella di riuscire a vedere proprio il bello nelle piccole cose. Tutto questo devo soltanto ringraziare, appunto, come diceva prima,
ma la costruzione che c'è dietro, quindi tanti musicisti, lo staff, Riccardo Anastasi, Benedetto De Maio, che hanno creato, hanno cucito su misura un viaggio interiore bellissimo. Ho sempre bisogno di queste persone, perché comunque nei difetti, che sono innumerevoli per quanto riguarda le mie persone, c'è anche quello della pigrizia e del calcio nel sederino che ho bisogno sempre di avere. Quindi questo lo dimostra anche il fatto che mi sono circondato veramente prima di tutto di persone amiche e poi di grandissimi musicisti. La sentirete certamente parlare nei mesi e negli anni a venire. Si chiama Barreca, c'è un tour in Calabria, cercatelo sui social, perché ci sono delle date a partire da quella che è dell'Arena dello Stretto del 2 agosto a quelle che poi saranno quelle future. Ma in generale, digitate Barreca sul progetto musicale in Calabria e certamente verranno fuori delle cose che vi piaceranno, e di questo ne sono certo. Per cui, per quello che ci riguarda, salutiamo Riccardo Anastasi e Domenico Barreca e noi ci vediamo domani. Ciao!